In questo tutorial andiamo a vedere come si realizza un bigliettino natalizio un pochino diverso dal solito, quindi procediamo e andiamo subito a far clic sul pulsante forme. Vado a inserire un quadrato, questo qua, cioè non quello con i bordi arrotondati ma quello con i bordi normali squadrati. Vado a sbloccare le proporzioni facendo clic su questo lucchetto e poi vado a mettere una dimensione di 18 cm di altezza per 14 di larghezza. Lo vado a mettere un attimo di colore azzurro per farvi vedere bene, ma poi lo andremo a mettere bianco. A questo punto aggiungiamo un nuovo quadrato, quindi andiamo sempre a fare clic sul pulsante forme. Questa volta andiamo a prendere un quadrato di allora sblocchiamo nuovamente le proporzioni. Vi ricordo che potete farlo sia da questo lucchettino che da questo sopra. Lo mettiamo di una larghezza di 14 cm, cioè come il nostro rettangolo, e un'altezza di 1 cm, in questo modo qua. Mettiamolo di nuovo di colore azzurro. Andiamo a posizionarlo qua. Allora, prima di tutto duplichiamolo e lasciamo quest'altro da parte. Quindi selezioniamo questo, selezioniamo anche l'altro rettangolo e facciamo allinea centro orizzontalmente. Una volta fatto l'allineamento, controlliamo con la freccia della tastiera che sia leggermente sovrapposto in questo modo qua. Andiamo a fare clic sul pulsante forme e selezioniamo una linea di cordonatura. Adesso ruotiamolo di 90 gradi. La linea di cordonatura la mettiamo di 14 cm, sempre della stessa larghezza del nostro rettangolo. Andiamo a posizionarlo ora qua, cioè esattamente tra, diciamo al margine tra un rettangolo e l'altro. Adesso andiamo a prendere anche questo qua e andiamo a posizionarlo sotto. Quindi posizioniamolo qua, facciamo la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima, cioè selezioniamo questo rettangolo, selezioniamo questo al centro, facciamo allinea centro orizzontalmente. Ovviamente controllate che non si sposti quello centrale, in alternativa dovete raggruppare questi due, cioè questi due rettangoli qua, e poi andare a centrare il raggruppamento con il rettangolo grande. Quindi adesso andiamo a ingrandire un po' per vedere se è sovrapposto come l'altro e duplichiamo anche la linea di cordonatura. Andiamo a posizionare sempre la linea di cordonatura qua sopra, in questo modo. Adesso andiamo a selezionare dal pannello livelli, che è questo, selezioniamo i due rettangoli e anche quello centrale e facciamo clic sul pulsante fondi. Attenzione che le linee di cordonatura ovviamente non devono essere selezionate quando andiamo a far clic sul pulsante fondi. Quindi adesso selezioniamo questo rettangolo, facciamo disponi in fondo in modo da rivedere le pieghe. Allora, questa parte centrale è quella di cui ci occuperemo adesso, cioè andremo a personalizzare. Mettiamola anche di colore bianco così vediamo quale sarà veramente il risultato finale. Intanto salviamo il progetto, facciamo clic sul pulsante salva e scriviamo per esempio bigliettino Natale. Allora mettiamo appunto Natale come raccolta, facciamo clic sul pulsante salva. Vi ricordo che la possibilità di avere tante raccolte, che sono sostanzialmente una sorta di cartella in cui andare a inserire i vostri progetti, è possibile farlo solo con chi ha l'abbonamento a Cricut Design Space. Anzi, scusate, a Cricut Access. Allora, andiamo adesso a fare clic sul pulsante carica. Io ho già caricato alcune immagini che mi occorrono e sono queste qua. Quindi andiamo a selezionare per prima questa. Andiamo a fare clic su aggiungi alle tele.
Attendiamo un attimo perché Design Space è un po' lento, per meglio dire il collegamento è entrato un po' lento. Adesso ridimensioniamo prima di tutto questa cornicetta perché è molto grande, come potete notare, 95 centimetri, mettiamola circa di 14 centimetri per diminuire la dimensione e andiamo a posizionarla qui. Allora deve andare proprio a ridosso della linea di cordonatura che troviamo qua in alto. Adesso andiamo a prendere altre cose, quindi facciamo un nuovo clic sul pulsante carica. Questa volta prendiamo questa immagine che a me piace molto, un'immagine con gli elefantini, natalizi ovviamente. Ecco qua, anche in questo caso andiamo a mettere circa 14 cm, poi eventualmente ridimensioniamo e posizioniamola qui, dove c'è l'altra aletta, in questo modo. Allora adesso mettiamola magari di 13 centimetri, così la mettiamo un pochino più centrata, eventualmente possiamo anche metterla leggermente più grande, in questo modo qui. Adesso per centrarla andiamo a selezionare i nostri elefantini, selezioniamo anche il rettangolo centrale dove c'è scritto fondi risultato e facciamo allinea centro orizzontalmente. Una volta fatto l'allineamento andiamo di nuovo a prendere altre immagini. Allora prendo per prima questo qua che è sostanzialmente un fiocchetto di neve. Allora adesso, intanto che eccolo qua, intanto che aspettiamo che arrivi il nostro fiocchetto di neve, andiamo a far clic sul pulsante forme e poi andiamo ad aggiungere un cerchio. Adesso mettiamo come diametro del cerchio 7,8. Allora questo qua è il diametro sostanzialmente della pallina trasparente che andremo a inserire qua. Mettiamola di colore bianco in modo che possiamo vedere lo spazio che va a occupare e adesso possiamo mettere tutta la nostra grafica intorno a questo foro centrale in cui andremo a inserire la pallina di Natale. I fiocchetti sono stati presi da questa grafica, quindi sono identici a questa grafica. Prendiamo dei fiocchetti e ne mettiamo qualcuno grande e qualcuno piccolo. Andiamo a prendere anche nel frattempo queste immagini qua. Anche queste sono andata a metal, ho lavorato diciamo su Affinity Photo, le immagini le ho scaricate tutte da FreePic e sono andata a modificarle, quindi andarle a mettere dello stesso colore dei nostri fiocchi di neve. Quindi adesso ridimensioniamoli tutti e andiamo a posizionarli qua in questo modo. Mettiamo uno un pochino più piccolo, uno un pochino più grande e li intervalliamo tutti nei fiocchi di neve. Una volta posizionati tutti andiamo, vedete che la grafica adesso è completa, comunque andiamo a ingrandire l'area di progettazione e andiamo a duplicare, attendiamo un attimo che si veda tutto, andiamo a duplicare ancora qualche fiocco di neve, quindi ne selezioniamo uno, lo duplichiamo e andiamo a inserirlo qua in questo bordino. Anche in questo caso metteteli un pochino spostati così, quindi uno più in alto, uno più in basso, qualcuno più piccolo e qualcuno più grande. Facciamo la stessa cosa in entrambi i bordi, quindi mettiamolo prima qua, poi passiamo al bordo inferiore. Una volta posizionate su tutti i bordini, vedete che io l'ho messo sia nella parte sopra che nella parte sotto, dobbiamo aggiungere un ultimo dettaglio, quindi andiamo sempre di nuovo sul pulsante forme e andiamo a inserire questa forma qui. Se avete la nuova versione di Cricut Design Space adesso avete molte più forme a disposizione. Ruotiamo la forma di 90 gradi, quindi andiamo qua nella barra degli strumenti in alto nella casella ruota e scriviamo 90. Adesso sblocchiamo le proporzioni e andiamo a fare una cosa di questo genere. Cambiamo il colore, mettiamolo rosso e andiamo a posizionarlo più o meno qui in questo modo. Allora poi ovviamente andremo a decorarlo con fiocchetti e tutto il resto, adesso andiamo a posizionarlo
così. Tanto questa parte qui chiaramente verrà tagliata, quindi non importa se va un po' sotto. Decidete voi quanto farla sottile o spessa. Io faccio, preferisco fare una cosa di questo genere, cioè né troppo spessa né troppo sottile. Allora, a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a prendere, o per meglio dire selezionare, tutti i livelli che poi diventeranno stampabili, perché questo bigliettino ovviamente verrà stampato, e andare a fare unisci livelli. Prima di fare questa operazione però dobbiamo escludere tutte le diciamo le sagome che in realtà verranno tagliate. Una è il cerchio, che è questa, quindi facciamo clic su questo occhietto per nasconderlo temporaneamente. Poi ci sono le linee di cordonatura, nascondiamo anche questa linea e andiamo a nascondere anche questo. Una volta nascosto tutto facciamo seleziona tutto e poi unisci i livelli. Adesso vedete che abbiamo un unico livello, che è il nostro livello stampabile. A questo punto mettiamo la visualizzazione di nuovo di tutte queste, quindi sia delle pieghe che del cerchio. Riselezioniamo il, diciamo, il livello che sarebbe quello stampabile, e facciamo disponi in fondo. In questo modo, vedete, vediamo di nuovo linee di cordonatura al nostro cerchio. Ecco quello che sarà praticamente il risultato finale. Facciamo di nuovo clic su seleziona tutto, questa volta collega. Adesso abbiamo collegato tutto, salviamo nuovamente e occupiamoci della parte dietro del nostro bigliettino. Ovviamente la parte dietro è molto più semplice, vedete voi se farla più o meno complessa. E andiamo a fare sempre clic sul pulsante forme, selezioniamo di nuovo un quadrato e facciamo un quadrato della stessa dimensione che abbiamo fatto inizialmente, quindi sblocchiamo le proporzioni e mettiamolo di 18 cm di altezza per 14 di larghezza. Eccolo qua, questo è il retro praticamente. Andiamo a metterlo sempre di colore bianco e andiamo a prendere un'immagine su Cricut Design Space, quindi facciamo clic qua sul pulsante immagini, scriviamo Merry Christmas e cerchiamo qualche immagine che può fare al caso nostro. Attendiamo un attimo perché, come vi dicevo, il collegamento internet è un pochino lento, diciamo che a me è sempre un po' lento, però questa mattina è ancora più lento quindi anche per vedere le immagini ci impieghiamo un pochino. Allora, anche in questo caso andiamo a scegliere un'immagine molto semplice che andremo a stampare, per esempio una cosa di questo genere va benissimo, oppure anche questa è indifferente. Prendiamo per esempio questa qui e facciamo aggiungere le tele. Mettiamola di un colore sempre sull'azzurrino, visto che abbiamo fatto più o meno tutto di quel colore lì. Ridimensioniamo e andiamo a posizionarlo al centro, quindi selezioniamo questo, selezioniamo il quadrato e facciamo allinea centro orizzontalmente, allinea centro verticalmente. In questo modo l'abbiamo inserito nel centro esatto. Ora prendiamo di nuovo i fiocchetti di neve e facciamo aggiungi alle tele. E andiamo a mettere qualche fiocchettino. Allora, vi faccio presente che questi bordini qua andranno su questa parte qui, quindi dobbiamo mettere dei fiocchettini simili anche in quest'altra parte, quindi nella parte dietro del nostro bigliettino. Anche in questo caso ne mettiamo qualcuno piccolo e qualcuno grande, però più o meno le dimensioni, almeno nella parte di sopra, devono essere simili a quelle del bordino. Quindi procediamo e andiamo a inserire tutti i fiocchetti di neve. Eccolo qua, questo è il risultato che abbiamo ottenuto andando ad aggiungere tutti i fiocchetti di neve. Possiamo eventualmente fare quest'ultima modifica, cioè andiamo a selezionare questa immagine, andiamo qua sul selettore colori, poi facciamo clic sul pulsante avanzate. Vedete che qua c'è un codice. Io sono andata su Affinity Photo, dove ho preso il colore di questi fiocchetti di neve e il codice del colore di questi fiocchetti di neve, e adesso lo vado a incollare qua.
Quindi vedete che così mi ha messo lo stesso colore, almeno diciamo che anche il retro è decisamente più armonico, anche nel senso di colori. Adesso cosa facciamo? No, prima di tutto spostiamo un attimo questo, dopodiché con il pulsante del mouse andiamo a selezionare tutto in questo modo qua. Quindi selezioniamo sia i fiocchi che la scritta, eccetera, eccetera, e facciamo unisci livelli. Anche in questo modo abbiamo ottenuto un singolo livello, quindi abbiamo praticamente la parte davanti, che è questa qua. Allora, la parte davanti ci sarà anche un taglio al centro dove c'è il cerchio e poi le linee di cordonatura. Attenzione, mi raccomando, fate sempre clic sul pulsante collega per mantenere il tutto sia in posizione, ma soprattutto la linea di cordonatura e il taglio centrale. E qua invece non dobbiamo fare praticamente niente, perché questa parte qui vedete che è larga, dove ci sono le, è alta anzi, dove ci sono queste linee di cordonatura. I bordi invece andranno qui sopra. Vedete che io qua non sono andata a mettere i fiocchi di neve fino al diciamo al margine, perché in realtà ci sarà questa aletta che piegherà proprio qui sopra e qui sotto. Allora, andiamo adesso a vedere se è tutto a posto, quindi andiamo a fare clic sul pulsante Crealo. Ed eccola qua l'anteprima tappetini. Abbiamo ovviamente l'anteprima, sono tutte e due anteprime di stampa, quindi attenzione come sempre a fare in modo che la vostra stampante rispetti i margini di Kriga Design Space, quindi i margini del rettangolo, che come potete notare è in questo momento posizionato a circa un centimetro dal margine del foglio. Dopodiché ovviamente questa è la parte dietro, anche questa è un'anteprima di stampa. Andiamo a fare clic sul pulsante continua, dobbiamo inviare alla stampante, quindi dobbiamo fare una cosa di questo genere e poi andare a selezionare la stampante con cui vogliamo stampare. Attendiamo un attimo che ci dia l'elenco, diciamo, di tutte le stampanti. Eccole qua. Io vado a selezionare questa stampante qua. Lasciate la smarginatura, è una funzione che nel 90% dei casi vi consiglio di mantenere. Quindi facciamo clic sul pulsante stampa. Poi, dopo aver fatto clic sul pulsante stampa, adesso chiudiamo così, andiamo a selezionare il dispositivo. Io seleziono il mio, uno dei miei, e adesso andiamo a impostare il materiale. Allora, è meglio utilizzare un materiale di grammatura abbastanza elevata. Io metto un cartoncino spesso da circa 270 grammi. E ovviamente adesso la macchina ci dice di posizionare il foglio sul tappetino e di andare a prendere la lama a punta fine. Quindi stampiamo, posizioniamo il foglio sul tappetino e adesso andiamo a vedere l'assemblaggio. Eccole qua le parti che abbiamo appena tagliato con la Maker. Questa è la parte davanti del bigliettino e questa è quella dietro, mentre questa è la parte della pallina, è una semplice pallina in plexiglass trasparente, di quelle che normalmente andiamo a riempire di glitter e poi decorare. Io ovviamente ho preso solo una metà. Vi faccio notare anche la precisione di questa macchina per chi ancora non la conoscesse bene. Guardate qua, questo è il tappetino da taglio e questa è la mia stampante che ha stampato con tutto assolutamente storto, non so se riuscite a vederlo. E soprattutto guardate qua questo margine come storto, cioè è partito da qua e poi è andato giù tutto così. Nonostante questo, nonostante che io non ho attaccato il foglio perfettamente dritto, il taglio è stato eseguito in maniera perfetta dalla Maker, quindi diciamo che secondo me, per quanto riguarda il taglio e anche il print and cut, la Maker è sempre insuperabile. Ho avuto anche altri plotter da taglio e devo dire che con nessuna macchina mi sono mai trovata così bene. Comunque, a prescindere da questo, iniziamo subito a creare il nostro bigliettino. Allora, come si vede già da vicino, questo è più grande di questo, perché qua, se ben vi ricordate, siamo andati ad aggiungerci delle alette. Quindi diciamo che la prima cosa che andiamo a fare è questa, quindi andiamo a
piegare in questo modo, dove ci sono le linee di cordonatura, non so se riuscite a vedere, e facciamo semplicemente così, in modo che la piega sia bella nitida, bella pulita. Facciamo la stessa cosa anche dalla parte opposta, quindi andiamo a piegare, fate sempre un pezzettino per volta ovviamente, e poi facciamo così, in modo che, ripeto, la piega sia bella pulita, bella nitida. Ecco qua che a questo punto la dimensione è praticamente identica. Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere la nostra sfera, anzi la nostra metà della sfera, e andiamo a posizionarla qui. Io l'ho fatta proprio esatta, cioè non l'ho fatta un po' più grande perché possa incastrarsi. Allora andiamo a vedere la parte dietro, non so se riuscite a vederla bene, dobbiamo andarla a incastrare in questo modo con il nostro foglio, quindi dovete leggermente tirare un pochino qua in modo che si incastri alla perfezione. Eccolo qua, adesso è incastrata alla perfezione, quindi questa è la parte davanti, questa è la parte dietro. Andiamo a mettere semplicemente un pochino di colla caldo qui, quindi prendiamo la colla caldo e andiamo a metterne una piccola quantità qui. Ecco qua, ho messo la colla caldo, vi faccio vedere anche che sono andata a metterla bene su tutti i bordi. Mettetene pure una quantità generosa perché tanto l'interno non si vede e ovviamente deve anche tenere bene. Adesso che cosa facciamo? Andiamo a prendere, io adesso prendo questi qua che sono praticamente una sorta di confettini al cioccolato, però potete mettere all'interno qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa, potete mettere sia per esempio un paesaggio carino, sia dei confettini o cose di questo genere, oppure semplicemente delle perline, qualcosa per fare una sorta di shaker. Quindi andiamo adesso a inserirle qua dentro in questo modo. Ripeto, adesso questo sono solo dei semplici confettini. Eccolo qua. Una volta inserito, allora cerchiamo di metterlo solo un pochino bene, dobbiamo andare a utilizzare queste alette di congiunzione in questo modo qui, vedete, che devono praticamente andare, ve lo faccio vedere magari anche un pochino più da vicino, l'aletta deve andare così, cioè deve essere piegata in questo modo, quindi dobbiamo semplicemente adesso mettere un punto di colla caldo sulle nostre due alette, quindi una parte sopra e una parte sotto, e in modo che il nostro bigliettino sia completamente chiuso. Quindi procediamo, cominciamo a mettere pezzettino per pezzettino, una piccola quantità, e poi andiamo avanti e attacchiamo anche il bordo inferiore. Una volta incollato in questo modo, quindi bordo superiore e bordo inferiore, andiamo a mettere anche un pochino di colla caldo qui ai lati, da questa parte qui, quindi sia a destra che a sinistra andiamo a mettere un pochino di colla caldo, eventualmente potete metterle anche un po' nella parte centrale, quindi andate un pochino più là. Se avete difficoltà con la vostra colla caldo potete anche farlo prima di chiudere l'ultima aletta. Ed eccolo qui, questo è il risultato una volta che è stato incollato anche da questa parte, quindi sia a destra che a sinistra. Ora capovolgiamolo al contrario ed eccolo qui, questo è il risultato. Allora, adesso ovviamente dobbiamo rifinire il tutto, quindi che cosa dobbiamo fare? Prendiamo per esempio un fiocchetto rosso come questo e andiamo ad attaccarlo qui sopra, quindi anche se la pallina non l'avete messa perfettamente centrata non vi preoccupate, ovviamente non dovete mettere proprio completamente spostata la chiusura, però se è spostata di un millimetro non succede niente. Anche in questo caso andiamo semplicemente a mettere un punto di colla caldo qui per bloccare il nostro fiocchetto. Ed eccolo qua il risultato, come potete notare con il fiocchetto rosso ha preso subito un altro aspetto. A me piace molto il contrasto, quindi sono andata a utilizzare una stampa con colori pastello, oppure diciamo anche se non sono proprio pastello, in realtà sono solo colori molto tenui, e poi ho fatto il contrasto con questo fiocco che è veramente un rosso molto molto vivace, e la stessa cosa anche per questi confettoni, anche se vi ricordo
ricordo che all'interno potete mettere qualsiasi cosa. A me piacevano questi anche per una questione di colore, ma potete mettere altri tipi di caramelle, oppure Smarties, oppure mettere, non lo so, un alberello, dei pacchettini regalo, insomma è un biglietto comunque molto carino. E poi appunto alla parte dietro c'è scritto Merry Christmas, ma potete mettere un messaggio personalizzato, quindi potete farlo come sempre per i vostri amici e parenti, ma potete anche proporre questo nuovo tipo di bigliettino anche per i vostri clienti. Come vi ho detto già domenica, vi consiglio di essere molto molto propositivi con le persone a cui volete vendere le vostre creazioni, quindi proponete sempre qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo e che magari non si trova proprio ovunque, che propongono anche tutte le altre persone. A questo punto il tutorial è terminato, vi ricordo come sempre che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it e che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.